viaggio, signore! Bevi tutti, quello è mio, eh! Rivedere oggi le terribili zingarate di quello scellerato gruppo di amici fa tornare immediatamente il sorriso, anzi la risata, quella schietta e genuina. Mista un senso di amarezza e di nostalgia per un tempo e un'Italia che davvero non ci sono più. Chi è quella della padella? Lui! Eccoli Adolfo Celi, professor Sassaroli, chirurgo affermato, incosciente e spregiudicato, pronto a tutto pur di non perdere una zingarata. Prematurata la supercazzola o scherziamo? Il contelello Mascetti. Ugo Tognazzi, nobile decaduto, re di aver dilapidato il patrimonio di famiglia e costretto a vivere in uno scantinato. Numeri? 8 metri e 10. 117. Oh, mi raccomando, bisogna provvedere i futuri senza tetto, eh? E poi Gastone Moschini, l'architetto precario Rambaldo Melandri, romanticone e sognatore, Philippe Noiret, il redattore di cronaca Giorgio Perrozzi, disprezzato ed umiliato da moglie e figlio per la scarsa serietà e le avventure extraconiugali. Ed infine Duilio Del Prete, il Necchi, maschilista e misogeno, proprietario del bar dove nascono e finiscono tutte le zingarate. Siamo zingari, senza una meta, senza un domani. Andiamo, signora, lo svegli per piacere. Fannulloni, immaturi, persino diabolici. I cinquantenni di Mario Monicelli, zingari per quella loro irresistibile voglia di andare a zonzo e scappare da una realtà deprimente e faticosa, non hanno alcuna voglia di crescere e prendere sul serio la vita. E a pensarci bene, forse è proprio da lì che muove la nostalgica amarezza dello spettatore di oggi. Come se fosse Antani anche per lei, soltanto in due, oppure in quattro anche Scribai come Fallina, come antifurto per esempio. Nostalgia per quel senso di spensieratezza di un'Italia che non c'è più, di una Firenze provinciale ma ancora vera, con il suo bar e le sue casette in riva all'Arno. Quel desiderio e quel gusto di divertirsi con poco e passare le giornate ad architettare scherzi. Nostalgia per gli attori, soprattutto giganti capaci di dare vita a maschere senza tempo, entrate a buon diritto nella storia della commedia italiana. Ideato da Pietro Germi, diretto da Mario Monicelli, Amici miei è un inno all'amicizia e alla goliardia, di una cattiveria irriverente e dissacrante, pronta a conquistare il pubblico. Fu un successo clamoroso e la critica. E allora godiamoci ancora una volta le avventure degli amici miei diventati nel tempo anche amici nostri.